Grazie. Il 27 aprile 2003 Giovanni Paolo II, il pontefice alla cui memoria questo libro di Franco Gardini è dedicato, beatificava il cappuccino padre Marco D'Aviano, che si chiamava Carlo Domenico Cristofori ed era dato appunto ad Aviano, in provincia di Udine, nel 1631. Morirà a Vienna nel 1699 e l'imperatore Leopoldo e sua moglie, per rapporti personali ma memori della sua messa al Kahlenberg, vollero che fosse sepolto nel sepolcreto degli Asburgo nella cripta della chiesa dei Cappuccini. Una brevissima citazione del libro di Gardini: Marco D'Aviano è anzitutto il santo della penitenza e dell'atto di dolore, è l'uomo della predicazione della crociata, ma la crociata doveva essere anzitutto un'opera di penitenza. Si sarebbe ottenuta la vittoria, non si sarebbe ottenuta la vittoria sugli infedeli se non si fosse prima proceduto a una vera e propria conversione, tanto personale quanto comunitaria. È molto interessante questa notazione di Gardini su questo stretto collegamento fra la crociata e la necessità, per avere la vittoria, di trovarsi in grazia di Dio. Ma quello che vorrei dire a Franco, che forse non l'ha nella cattedrale di Barcellona c'è sempre una cappella della crociata con le candele che si possono accendere come davanti a Sant'Antonio, la nostra chiesa, e con una bussoletta per le offerte. Questo Marco D'Aviano è un personaggio di un interesse estremo. Ancora fatemi citare, scrive Gardini: di crociata si parlava troppo e di continuo. Si accumulavano le prediche, i privilegi spirituali e quelli temporali. Poi, per una ragione o per un'altra, tutto regolarmente si sgonfiava. Questo naturalmente dopo le crociate. E qui Gardini rinvia un libro che è stato caro a molti di noi, Il mito di crociata di Alfonso Dumas. Ma poi, è già stato evocato Machiavelli, cita una presentazione che Machiavelli fa nella Mandragora, che fa un gioco di parole sull'immagine del turco effeminato e stupratore. Donna, credete voi che il turco passi quest'anno in Italia? Frate, se voi non fate orazione, sì. Donna, naffè, Dio ci aiuti con queste diavolerie. Io ho una gran paura di quello impalare. Nel mito e nello scontro ci sono anche queste cose. Uno dei protagonisti del volume di Gardini, 500 pagine, lo dico per quelli che non lo conoscono, 500 pagine di testo e 100 pagine di note, è Marco D'Aviano, appunto, è uno dei protagonisti del libro di Gardini. Questo libro è molto più di una storia del grande assedio di Vienna del 1683. Un po' lo avrete capito anche da chi ha parlato prima di me. È infatti una storia della paura e del mito del turco dalla crisi di metà 300 sino alla vigilia della rivoluzione industriale. E è interessante quello che lui scrive a proposito del tempo. Il tempo
Lui dice questa è la prima fase di quella che oggi siamo abituati a chiamare globalizzazione. Ed è interessante che quando questa storia un po' comincia sono entrati in crisi non solo i grandi sistemi di pensiero politico-religioso, ma sono entrati in crisi il papato e l'impero. In fondo questa storia nasce quando emerge una visione del mondo fondata sui diritti e le prerogative dell'individuo, è un po' quello che diceva Gibbone di questa incipiente secolarizzazione. E certamente il rapporto medievale fra cristianità e Islam, diciamo, cambia, come nel libro è messo bene in luce, almeno a partire dal 400. E ci sono, e un'altra cosa che mi sembra importante sottolineare, Cardini scrive che in realtà cristiani e musulmani in questa lunga vicenda di lotta si sono combattuti, ma in realtà non si sono mai odiati. E lui fa il paragone con quella che chiama la sistematica ferocia e la pervicace reciproca volontà di distruzione con cui si affrontano in Francia cattolici e ugonotti, in Irlanda papisti o riformisti. Questa è una cosa assolutamente da condividere, cioè che in realtà c'è, diciamo, una specie di fair play politico che percorre tutta questa lunga storia. Una questione cruciale che lui evoca, che è già stata evocata, la questione degli impia federa, cioè teologicamente ci si poteva alleare col turco, e qui ci sono moltissimi canonisti, teologi che si industriano a trovare una soluzione. In realtà anche un personaggio che Cardini evoca in un altro luogo è che si chiamava Giansenno, quello da cui il giansenismo, anche lui scrive un trattato, il Mars Gallicus, per giustificare quelle alleanze franco-turche di cui si è già parlato. Ma l'altra cosa su cui mi fermerei rapidissimamente sono quelle capitolazioni, in realtà siamo le capitolazioni, tra Solimano e Francesco I, pubblicate nel 536, che in parte sono ancora in vigore. Pensate che molto della, diciamo, situazione giuridica della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme è ancora fondata sulle capitolazioni, che sono poi riprese nell'accordo del 1926 fra Francia e Santa Sede, il primo accordo dopo la separazione, in cui la Santa Sede concede ai consoli francesi gli onori liturgici in tutte le chiese del Medio Oriente. E quindi questo è un aspetto che sembrerebbe marginale, ma molto importante, questo, diciamo, questo approfondimento della questione delle alleanze, che in fondo c'è anche oggi. Quando noi andiamo a guardare adesso le varie situazioni, l'Iran, l'Iraq e via dicendo. Nella parte intitolata Lepanto e dintorni, Cardini rievoca un personaggio forse poco conosciuto, il duca di Naxos, un tal Miges o Joao Nasio Nassi, consigliere e amico di Selim II. Però dedica solo una breve nota a un mio grande amore. Sono stato molto deluso da questa, un grande, a lui non noto. Il mio grande amore è la zia di questo signore, un personaggio straordinario. Non dire, ci scrivo un altro. Assolutamente. C'è, ma così, capito, per un grande amore di striscio.
ero fidanzato da sera. Allora, questa signora, dico due parole per chi è interessato, questa signora portoghese, ebrese per dire portoghese, marrana, pare bellissima, Doña Gracia Mendes, che veniva anche chiamata Beatriz de Luna, si era sposato un grande banchiere portoghese, Diogo Mendes, che in realtà era uno spagnolo e si chiamava Benveniste, ed erano i medici dei re di Spagna che dovettero scappare. La cosa interessante è che la banchiera, con al seguito il nipote, gira, scappa, ma seguendo le persecuzioni, scappando da tutte le persecuzioni. E che succedeva? Lei era la banchiera dei re di Francia, di Carlo V e di altri re e principi che cercavano di farla prendere dall'inquisizione per non pagare i debiti. È una storia bellissima. Quando alla fine, ecco, questa signora finanzia la stampa della prima Bibbia in ebraico in Italia a Ferrara. La cosa interessante è che quando decide di scappare, che anche in Italia ormai, nonostante il Duca di Ferrara un po', dove scappa l'ebrea perseguitata, la banchiera? Scappa dal sultano, il quale gli fa delle accoglienze, gli mette un palazzo a disposizione e il nipote, che Franco evoca, il nipote diventa praticamente un ministro del sultano e viene fatto duca di Nassau. La leggenda dice che lei morì davanti a Gerusalemme, però di questo no. Comunque, questo per dire la ricchezza di questo libro, cioè ho voluto fare questa digressione a parte per l'amore, ma l'amore è il fatto che non sono mai riuscito a convincere un editore italiano a tradurre il libro di Roth su questa signora. Ci ho provato varie volte, ma torniamo al volume. Nell'arco di tempo già indicato, Cardini ci conduce sempre con mano sapiente e felice. È un libro molto grosso, ma che si legge benissimo. Dal duello mediterraneo del 500 alla guerra turca, dall'Ucraina a Candia, dalle due Ungherie con il ritratto di Montecuccoli al tentativo pontificio, Innocenzo X, di una nuova Santa Lega dopo la pace di Nimega, tentativo in cui verrà rispolverato il tono e il lessico delle crociate. E qui c'è un'analisi attenta dei documenti diplomatici del 679-680 con riferimento a degli scritti molto importanti, ma anche qui poco noti, di uno studioso che si chiama Platania, che ha studiato questo momento. Ancora si va dal sole d'Occidente che splende sull'Oriente, alla vicenda dell'Ungheria Regia, alla vicenda del Turco alle porte, arriva alle porte di Vienna. Chi sono gli alleati del Turco? Questa è una cosa da richiamare. Bosniaci, Serbi, Valacchi, Moldavi, Ungheresi e Tartari. Se non siamo alla corte dell'Aia con i criminali serbi, bosniaci, dicendo, però non ci siamo molto lontani. Il Turco alle porte, l'evacuazione di 30.000 viennesi incitati e eccitati dalle prediche dell'agostiniano Abraham da Santa Chiara. E Cardini cita la raccolta di prediche di questo agostiniano che in tedesco aveva questo titolo, Auf, auf, ihr Christen, che vorrebbe dire in piedi, coraggio, o voi cristiani. Ancora si va dal soccorso cristiano per i viennesi al dies gloria della liberazione di Vienna il 12 settembre 1683, di cui Cardini sottolinea tutto il valore simbolico di tante di queste vittorie, ma su questa naturalmente il progetto del Buono si ferma particolarmente.
la liberazione di Vienna, poi si passa alla pace di Karlowitz del 1699 con la Sublime Porta. E Carlini ci ricorda che questa, la gestione della pace, gestione politica, fu fatta da un abile ministro austriaco che si chiamava Kinsky. Mi è venuto in mente, gli pongo, siccome in altri casi mi ha fatto riferimenti, se non fosse un antenato di una celebre attrice, Nastassja Kinsky, figlia di un celebre regista. Passiamo alla seconda guerra di Morea con la pace di Passarowitz del 1718, che, pensate un po', vide per la prima volta Firenze e Trieste porti franchi. Nasce allora la questione del fiume. E vede la cuirsi in quel momento di una questione serba che forse dura ancora. Pensate che ancora oggi i serbi non possono raggiungere il loro Vaticano, le loro chiese che sono nella parte kosovara. Quindi pensate quante radici del presente ci sono nelle vicende evocate in questo libro. Mi pare che sia già stato evocato quello che lui chiama il guerriero senza riposo. Eugenio di Savoia, che però non ebbe la ventura di incontrare Roger Vadim e quindi non si ricordò. Poi Cardini, è Cardini che lo chiama Vadim. Non è, no. Vediamo per via di che non sarebbe interessato. Assolutamente. Arriviamo al definitivo ingresso della porta, la Sublime Porta, nel gioco diplomatico delle potenze europee. E anche qui una cosa interessante. Cardini cita e si sofferma sul progetto del cardinale Alberoni di una, cito, dieta perpetua per mantenere la pubblica tranquillità. Una specie di ONU ante litteram che anticipava addirittura la pace universale di Kant. Ma lasciatemi soffermare per concludere sul capitolo del caffè. Ci sarebbero tante cose da dire, ma il tempo è quello che è. Lasciatemi soffermare per concludere sul capitolo del caffè viennese e di altre chiurcherie. Forse il più piacevole del libro, lo è stato già detto. Ecco, un personaggio che, prima che mi dimentichi, che forse sarebbe stato interessante indagare, è un chierico della Madre di Dio, nato tra l'altro a Camaiore, che il Marracci, che per primo tradusse l'Alcoran in latino. Questo per andare proprio nelle cose che sono state dette finora, cioè queste grandi comunicazioni, no? Fra le due culture. Torniamo al capitolo finale. Si inizia, è già stato detto, con Ferdinando II di Toscana travestito da sultano nel quadro del Sustermans della Galleria Palatina di Pitti. Si passa poi al cappuccino e ai croissant. Fatemi, se c'è un minuto, leggere il punto, perché è troppo interessante, perché Franco fa risalire al posto assedio di Vienna anche il cappuccino. Non per nulla Marco D'Ariano era un cappuccino. Alla fine del Settecento il consumo del caffè era ben radicato in Europa. Si può assegnare con qualche sicurezza ai viennesi la primogenitura di una svolta importante nella sua preparazione e nel suo adattamento al gusto europeo. Il sapore amaro fu corretto per renderlo più gradito ai palati occidentali con l'aggiunta di latte e miele, una cosa
i turchi definivano scandalizzati, mettere le orecchie d'asino al caffè, ma che invece assumeva, scrive, il colore bruno del saggio, dell'eroico Marco D'Aviano con cui ho cominciato. Un po' di latte, magari montato a schiuma, e si arriva al cappuccino. Ma insieme al caffè nasce la leggenda vuole che la sera della vittoria tutti i panettieri di Vienna facessero il panino a forma del simbolo della mezzaluna turca. Certamente il termine, non diciamo il cornetto, ma anche quello ha una sua, nel mondo musulmano ci dice che Cardini vengono chiamati corni di gazzella, e invece il croissant, il cornetto sono assolutamente, diciamo, una dei lasciti di questa vittoria. Sempre in questo capitolo finale, Cardini prosegue con il gabinetto turco di Ambras, la reggia di Innsbruck, vicino Innsbruck, con la Türkische Kammer di Dresda, e mette in luce come si passa dal mamma di turchi, che io che sono romano ho sentito più volte nella mia infanzia, è un termine che veniva assolutamente usato, si passa quindi... un saluto affettuoso al professore. Dunque si passa dal mamma di turchi al turco alla moda, da Monsieur Jourdain, che vorrebbe entrare nell'ordine dei mamamucchi e vorrebbe addirittura diventare suocero del sultano. Si continua con gli smisurati turbanti e con l'introduzione, questo è molto importante, degli strumenti a percussione nelle orchestre, desunti dalle bande militari ottomane, seguita poi con lo sviluppo della musica turca, a cui è già stato accennato, e dalle opere ottocentesche drappeggiate alla Turchia. Quante ce ne sono? Con i principi di Sassonia che inaugurano una guardia giannizzera, con Federico Guglielmo I di Prussia che prende al suo servizio un reggimento di 120 giganteschi granatieri ottomani e li chiama la Guardia Turca. Con Napoleone, è più noto, e i suoi mamelucchi della Guardia Imperiale. E ancora, nella nostra memoria, Aladino e Alibaba. E ricorderei anche il prode Anselmo di Visconti Venosta, che peraltro Gardini ricorda, ma che è stata una lettura della mia generazione assolutamente pari a Gian Burrasca. Ma lui ricorda ancora il turco napoletano con Totò, Caravan Petrol di Carosone e gli Ya Mustafa di Dalida. Per chiudere, vorrei chiudere. Anche la saga. C'è anche lui. La saga di Jarabub cara alla propaganda del regime fascista. Vorrei chiudere, insieme all'autore, ricordando il raguseo di Bacchelli, il mulino del Po, il quale dichiara: in casa mia sono tutto turco. E se posso sintetizzare questo capitolo, e così con tutto il rispetto parafrasando Benedetto Croce, perché non possiamo dirci tutti turchi? E chiudo con
cosa interessante che mi fa piacere sottolineare, in una nota finale Cardini scrive: alcuni anni non sono, confidai la mia intenzione di scrivere qualcosa sulla sua Vienna a sua altezza imperiale reale l'arciduca Otto d'Asburgo. Mi ricevetti un commosso invito ad insistere e avrei voluto fargli omaggio di questo volume. Purtroppo la sua pur fortissima fibra di centenario non ha retto all'attesa. Il 16 luglio 211 è tornato Cardini nella Capuzziner Gruft, dove veniva sepolto il arciduca Otto d'Asburgo e dove lui ha incontrato Marco D'Ariano, con il quale abbiamo annunciato.